Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo incredibilissimo quarto episodio della serie di Destiny 2 Oltre la Luce. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il comandante bellico di Eramis e siamo sempre un passo più vicino a impadronirci della Stasi, nonostante qualche dubbio da parte dell'avanguardia, da parte dello spettro, ecco. Nel frattempo la nostra amica Eramis è andata a nascondersi niente poco di meno che sul cosmodromo, quindi... che dire, torniamo finalmente sul cosmodromo e io direi di non perderci in altre chiacchiere e di scendere qui nella rimessa 13. Varix, abbiamo scoperto cosa faceva Eramis nel cosmodromo. Si tratta del casato dei diavoli o di quello che ne rimane. Ha chiamato i rinforzi. Diavoli seguiranno ogni ordine. Tu non sei l'osservatorio celeste, tu? Ah no, ero io l'osservatorio celeste. Quanto sono stupido in una vecchia fabbrica. Io non ti vedo sulla mappa, ma... che raggiungano Europa. Agli ordini. Sì, perché per chi non lo sapesse, il casato dei diavoli era il casato che popolava appunto il cosmodromo tanto tempo fa, e che a quanto pare lo popola ancora, e che comunque abbiamo affrontato in D1. Aiuto? Oh, sono stato statizzato. Io non ho chiesto niente a nessuno, eh. Ha fatto tutto da sola. Ormai la faccenda diventa automatica, il che potrebbe essere preoccupante come bellissimo. Oh no. Ah. C'è Bacris, c'è Bacris. Quindi non è una di quelle che abbiamo visto durante la cinematica dell'episodio precedente. No, no, no. È già morta. Missiva di Eramis, ottimo. Varix, Eramis voleva riempire Europa di camminatori. Ci siamo occupati di chi stava al comando. Ho spammato Ivi sta cassa. Pubblicano nelle comunicazioni. Il vostro successo è ora noto su Europa. Eramis è a dir poco seccata. Non avevo fatto caso al fatto che ci sono tutti questi camminatori qua. Ecco, appunto. I Vex? Come? Europa custodisce un altro oscuro segreto. Un portale costruito da Clovis Bray che porta direttamente ai Vex. Eramis intende attivarlo. Allora dobbiamo fermarla. Ci muoviamo subito. E questa è una figata, il portale... Oh, perché ci sono tutti questi pesanti qua? È veramente una figata. Il portale gigante costruito da Clovis Bray che porta direttamente ai Vex, non sappiamo direttamente dove. Però ai in Vex. Qualche modo ha un contatto... Sì, vabbè, ai Vex, non so se è il giardino nero, non so dove altro. Però, figo, figo, andiamo subitamente a vederlo. Ok, quindi dobbiamo fare l'assalto il ponte di vetro, che sarà un assalto nuovo. Presumo tanto. Ok. Alex, siamo qui. Stiamo seguendo Eramis ora. Il portale all'interno fu costruito nella vostra età dell'oro per studiare i Vex. Ma i Vex fuggirono. Fu una strage. Devi sbrigarti. Se Eramis aprirà il portale, ci sarà solo devastazione. Ci siamo. Magari questo stato ci dirà un po' di più su Clovis Bray, sulla sua ossessione per i Vex. Mi sorprende trovarti qui. Eramis, non devi farlo. Non ti importa della vita del... Eramis aprirà il portale. Io di quanto meglio tra di noi. Niente, non so che intenzione abbia Eramis, perché effettivamente se apre il portale qua, i Vex... spaccano tutti, non è che dicono, ah no, tu hai aperto il portale, allora non ti uccido. E appunto, dicevo, ci dovrebbe dire qualcosa di più su Clovis Bray, sulla sua ossessione per i Vex, che l'ha poi portato alla costruzione degli Exo, e quindi in qualche modo su tutta l'origine di quello che sarà poi il raid nella cripta. Non eri tu quello che torturava e uccideva Elixni nella prigione degli anziani? Varix è... almeno qui muoiono per
Questa cosa non la sapevo. Non vuol dire che Varix torturava e uccideva Helix nella prigione degli anziani. Cioè, so che Varix gestiva la prigione degli anziani. Evidentemente era un po' però... tipo un... è un Lumels della prigione. Cioè, divertiva a torturare caduti. Helix. Non so se, se era più una cosa sadica o magari, che ne so, obbligatoria, cioè, per necessità, insomma, della regina. Se lo fai, sei veramente un mostro. Sembra dei bambini, sembrano. Sì, adesso sì. So che pazzo è per il nostro futuro. Se aprirai quel portale, li ucciderai tutti. Molti moriranno, ma molti di più vivranno. In tutto ciò parlano attraverso la nostra radiolina. Non ho capito sta cosa. Sfruttamento di radiolino. Assistente del tecnocratre. Ah, ok, quindi prima c'era l'assistente della guerriera, che è la prima che abbiamo mandato in pensione. Al baretto. E questa struttura in realtà è incredibilmente somigliante al piramide, nel senso... da quello che so il piramide dovrebbe essere una struttura abbastanza, come dire, inedita. Beh no, non l'unica. Non abbiamo potuto fare assolutamente nulla. Ha cercato in tutti i modi di dimenticarmene, ma nella mia testa continuavo a sentire le grida dei nostri feriti e dei nostri morenti. L'oscurità si è presa. Io l'ho presa. Finalmente, Varix, mi sono sentita in grado di fare qualcosa. Che figa questa ambientazione. Ma non dubitare. Sì, ma è storta. È quello il figo. Quindi comunque vedete che la causa comune c'è ancora. Il problema, diciamo, sta nella divergenza tra i pareri sui metodi. Questo sembra tipo un Pyramidion, ma al contrario. E ci potrebbe anche stare in realtà, perché il Pyramidion... aspetta. Il piano disperato di una Kelly impazzita, più che un passo verso la soluzione. Chiamiamo la giustizia per aver versato sangue di Valenti e Lixni e aver preso ciò che era mio di diritto. Eramis è sempre stata impertinente, ma stavolta è diverso. L'oscurità pervade la sua mente e il suo spirito. Fermeremo, Varys. Dobbiamo. Devo dire che sono un po' confuso, nel senso... cioè, Varys continua a dire... che è colpa dell'oscurità, che l'ha corrotta, che insomma non sta bene, non è in sé. Ma io non lo so, cioè secondo me alla fine Varix rimarrà male, perché scoprirà che la sua, tra virgolette, amica in realtà è proprio così. Ma no, in realtà è possibile che sia l'oscurità, però nel senso a me frega niente, cioè io l'ammazzo. Sì, no, per carità, però... non è che poi mi vengono a dire no, perché in realtà è l'oscurità, quindi lei è buona. No, io non cavolo. È anche vero che se fosse l'oscurità, perché noi non dovremmo subire la stessa sorte? Ma infatti chi lo dice che non la stiamo subendo? No, infatti è quello appunto il punto interrogativo. Ah, mi picchiano. Comunque vi stavo dicendo che appunto potrebbe anche essere, cioè ha senso che questo luogo sia una sorta di Pyramidion al contrario, perché il Pyramidion collega vari posti dei Vex. Nel Pyramidion c'è anche, se non sbaglio, un collegamento alla Volta e al Giardino Nero. Quindi diciamo che ha senso che i vari luoghi si somiglino, anche perché sono collegati. In che senso? Eccola. È immune. Un'altra volta. Sì, un'altra che figo volta. Sto portalone. Speriamo che prima o poi si apra. Perché ha detto un'altra volta? Perché appunto.
Speriamo che prima o poi si apra. Ma chi è questo? Il fratello di Argos? Mamma mia, posso... che drone brutto. Ma è grosso. Abbraccia il vuoto. Come abbraccia il vuoto? Tu perché abbraccia il vuoto? Ok, come lo chiudiamo sto portale secondo te? Ammazzando il tipo grosso. Questo mi sa che viene direttamente dal giardino nero. Guarda, cioè, se tu lo guardi, c'ha la... No, oddio, in realtà non so nemmeno se dal giardino nero, però è tutto rovinato. Boh, so solo che è veramente figo. Finalmente un boss del raid figo, nuovo, soprattutto diverso dagli altri. Vai. Che significa? Sì, è un assalto, c'è un tipo dietro. Non ho capito che significa abbraccia il vuoto, così là. Se abbracci il vuoto vuol dire che non abbracci nulla, vuol dire che te ne vai. Sei un poeta. Dove è andato? È qua, non so dove sta andando. È qua che si infine da qualche parte. È morto, è morto, è morto. Dove doveva infilarsi? Il primo eccelso della mia vita. Un pieno di viverne qua dietro. Allora lo resterò qui. Ma super. Era proprio bello. Quindi Eramis se n'è andato. Eramis fu Ramis. Un momento. Come sta andando tutto quel fluido radiolare? Eramis. L'ha aperto. Possiamo andare? No. Poi c'è il torno indietro. Mi sa che... Nuova fase, parla con l'ignota. Nel nostro mondo c'erano pace e prosperità, proprio come nella vostra età dell'oro. Noi veneravamo la grande macchina. Ma intervenne il destino. E con esso un uragano che ci stravolse. Nel caos, la grande macchina fuggì, abbandonando tutti noi. Eramis, come molti, fu consumata dalla collera. In seguito alla perdita, Eramis si rifece una vita, una nuova famiglia. E questa era forgiata nella rabbia. Eramis voleva solamente distruggere ciò che ci aveva abbandonato. Varix teme per la vita degli Elixti. Sotto il comando di Eramis troveranno la loro fine. E così anche noi. Tutti dobbiamo compiere delle scelte. Lei ha preferito se stessa al suo popolo. Se Eramis dovesse vincere, la grande macchina e tutti quelli che la seguono incontrerebbero la propria fine. Nell'oscurità c'è una verità sola. La morte. Bellissimo questo excursus sul trascorso degli Elixni. Veramente brutta figo. L'immagine con le Elixni che abbracciava la Elixni. Però sì, vabbè, quelli fanno un po' ride, però vabbè, sono alieni che gli. No, veramente figo. Veramente però figo. C'ho un dubbio, nel senso che secondo me Eramis non sa che a causare tutto quel casino sul loro pianeta è stata l'oscurità. Perché altrimenti non avrebbe molto senso andare dall'oscurità. No, non lo so. Per probabilmente cercare lo so. Di vendicarsi del viaggiatore. Probabilmente la sua furia di vendetta è più importante. Bisognerà scoprirlo bene. Adesso andiamo dall'ignota e vediamo cosa ha da dirci. In un'altra vita avremmo potuto essere alleati. E invece ci poni contro di me. Non mi resta altra scelta
che usare l'oscurità per dilaniare, fare a pezzi e uccidere ogni membro della tua specie. Te lo impediremo. Vedremo un po' se è vero. Oh, mi sembra un po' eccessiva sta ragazza. Il futuro è vicino. Vediamo un po' cosa ci dice l'ignota. L'oscurità è un parassita. Si innesta nella tua anima e si nutre dei tuoi desideri più egoisti. Ogni desiderio si distorce e corrompe mentre diventi ciò che l'oscurità vuole che tu sia. In quel mondo per noi non c'è futuro. Io l'ho vissuto in prima persona. Non voglio che accada ancora. Sappi questo mentre ti allontani dalla luce. Dentro di noi abbiamo la forza di controllare l'oscurità. Dobbiamo solo ricordarci del perché siamo qui. Noi siamo l'ultima speranza dell'umanità. Quindi a quanto pare la nostra amica ignota in passato ha ceduto all'oscurità. Quindi tentando di controllare il potere della stasi non c'è riuscita evidentemente e ha fatto qualche casino. Chissà che magari quel periodo non corrispondesse proprio con il periodo in cui abbiamo incontrato noi su Destiny 1. Mi conosci? Sono pronto alla fine dal giorno in cui sono nato. E poi arriva l'ignota qui a fare esattamente lo stesso identico discorso. Non ti viene l'ansia quando la gente ti dice proprio quello che vuoi sentire? Non sei costretto a restare? Sì, ok. Era solo per dire. Ok, Ramingo. Va bene, quindi dovremmo scoprire anche in realtà i trascorsi dell'ignota con l'oscurità. Come è entrata a contatto con l'oscurità, come sa quello che sa e... Da che futuro proviene assolutamente, perché è ormai confermato che venga da un'altra linea temporale, perché lei ci ha detto... Il tuo futuro comincia qui, ma non il mio. Esatto, una cosa del genere, che quindi ci fa intuire che l'ignota provenga da probabilmente un futuro alternativo. E poi anche adesso ha detto io ho visto, quindi... Esatto, in cui probabilmente l'oscurità ha vinto contro la luce, forse, non lo sappiamo. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio, perché per questo può anche essere tutto. Io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.